Signora Silvana, che cosa fai già qui? E c'è abito qui. Quello è il mio vestito? Sì, scusa, perdona, io posso spiegare. Allora, è successo che io qualche giorno fa, per caso, ho incontrato un vecchio fidanzato di Polonia, Jutek, e lui si è trasferito in Italia, ha trovato bel lavoro perché ha bella laurea. Allora io mi sono vergognata di mia situazione e gli ho raccontato una piccola bugia. Sentiamo. Gli ho detto che faccio insegnante, professora di lingua madre, e abito grande casa bella con terrazzo. E l'ho invitato perché oggi eravate fuori tutti. E invece tu adesso sei qui e lui sta per arrivare. Cucciblode, eccolo. Adesso ci parlo io con questo Jutek. Sì, buongiorno, sono la domestica, sì. No, la signora è qui, si salga pure. È arrivato, signora. Grazie. Jutek, jak długo czekasz? Cię proszę za opóźnienie. No, figurati, ma parliamo in italiano. Io voglio sempre fare esercizi, è così che ho imparato la lingua. Ottima idea. Costa? Ma che bella casa. E che bella signora, elegante. Oh, grazie, primo straccetto che ho trovato. Come straccetto? Oh. Non dico con tutto quello che l'ha pagato. Jutek, io pensavo una piccola idea per stasera. Che ne diresti di andare a mangiare fuori? Signora, posso uscire per 2 ore? No, simpatica, signora, noi facciamo sempre questo gioco. Lei mi chiede, posso uscire io? Sì, sì. Sì, ma purtroppo io ho tempo solo per un caffè. Ah, allora vado a prenderlo perché è finito. E perché ho un appuntamento con mia moglie. Tua moglie? Perché tu sei sposato? Sì, da 2 anni, perché non ti avevo detto? Ciao tesoro, salve. Scusa, che hai visto l'orologio mio? Guarda, mamma, sono d'accordo. Ciao, amore mio. Ciao, ciao. Signor Franco. Franco Mancini. Signor Mancini, le presento Jutek, un vecchio amico di sua moglie. Amico di chi? Amore mio, questo è Jutek, mio marito Franco. Di nuovo. Sono molto contento di conoscere marito di Isa, molto contento. Basta, grazie. Pure a me mi piacerebbe conoscere il marito, che è nuovo. Perché mio marito sempre fa simpaticone, no? Però lui è anche impresario, no amore? Lui ha tante automobili, grande azienda. Sì, e che è stanco, lavora troppo, confuso. Certo, poi torna a casa e trova il teatrino polacco. Signora, perché non porta fuori il signor Jutek a vedere le bellissime piante? Non le toccate, le piante sono... Grazie Silvana, è un'ottima idea. Non mi pare, però... Vedi, mio marito grande passione. Mi spieghi che cos'è? Troppo divertente, ti spiego dopo. No, spiegami adesso, ma che gioco te devo reggere? Ma dai, devi solo far finta che io sia la tua colf e Isa sia la tua moglie, no? Dai, non è difficile, ce la puoi fare. Dai che ce la puoi fare anche tu, dai, su. Sì, ce la posso fare pure io. E allora cercami l'orologio, Silvana. Stelasa? Anzi, Steloschi! Ancora qui? L'orologio! Su, Silvana! Sì, sì, via! Complimenti, perché parli un italiano fantastico. Mia moglie, sono 10 anni che sta in Italia, 10 parole ha imparato, una all'anno. E mia moglie che mi ha insegnato a parlare così? Lei è professoressa di italiano? Pure mia moglie è professore, nel senso dico anche un'altra moglie, voglio dire. Non è detto che una moglie insegnante riesca a fare quello che la tua ha fatto con te. Oh, evidentemente non tutti i mariti sono in grado di imparare. Si vede che il signor Jutek è più dotato di qualcun altro. Amore mio, ecco, ho trovato il tuo orologio, era in salotto, tu sei troppo disordinato. La nostra povera domestica diventa matta a mettere tutto a posto, vero Silvana? Tesoro, grazie. Ma non c'è anche del dolcificante, dello zucchero di canna? Ferma, dove vai? Abbiamo una cameriera che paghiamo profumatamente. Beh, mica tanto, veramente dovresti fare piccolo aumento, ma tu rimandi sempre. Signora Isa è molto più generosa. Sei sensibile di qualcun altro. Che ti ho detto 1000 volte di non fare questi discorsi avanti alla servitù, che vedi poi si ribella. Si è fatto tardi, grazie per il caffè, ma io adesso devo proprio andare. Sono sempre i migliori che se ne vanno. Jute, torna un'altra volta, torna quando vuoi, magari ci avverti così noi proviamo lo spettacolo. Andiamo, prima. Ecco, ma che è? Tu, forza, sparecchia. Nel caso volesse licenziarsi, io e mia moglie stiamo cercando una colf.
Io assicuro che tratto meglio di signor Franco. Versate anche i contributi? Tutto in regola. Ah, ma grazie. Allora... La chiamo senz'altro, sì, sì. Ci conto. Arrivederla. Arrivederla. Tanto l'ho memorizzato.